capi? Cosa hai combinato? Ho perso di nuovo il telefono! Ho perso il telefono, l'iPhone X, di nuovo! Dormi bambino, sei mio piccino. Che cosa fai? So quante volte ti devo dire che lei non è un bambino. È mio figlio, il mio cucciolo. Dormi bambino, sei mio piccino. Piccolo cucciolo, è mio figlio. È mio figlio, guardate, mi somiglia. Guardate, ha gli occhi a palla come me. Lei fa vedere gli occhietti come la mamma. Ecco, uguali. Da te non ha preso proprio nulla. Da me ha preso la bocca. Non è vero, l'ha presa anche da me quella. Musetto minuscolo. Ciao a tutti. E lei è Sofì. E benvenuti in un nuovo Daily Vlog. Una nuova avventura nelle nostre folli giornate. Vita, per raccontarvi le nostre folli vite. Impazzita! Sì, ti devi calmare, non puoi fare la pazza così. Io sono quello pazzo dei due. Ma io non sono pazza, io sono soltanto allegra e felice perché... È esaltata. Perché Kira e Ray mi sta piacendo tantissimo. La canzone ha raggiunto milioni di visualizzazioni. Stavi per schiacciare Ray. Non lo schiacciavo, siamo stati primi in tendenza. Questo tutto grazie al vostro supporto. Ancora una volta dimostriamo di essere la famiglia più bella e grande di YouTube, il team Trote. E il bello è che non sta spaccando solamente la nostra canzone, ma anche il nostro libro. Adesso è disponibile in tutte le librerie. Correte quindi a prenderlo, prendetelo tutti. E se lo prendete, mi raccomando, fate una foto caricatela su Instagram e taggateci chiocciola me contro te. Vi rendete conto? Siamo primi su Amazon, primi su YouTube, primi ovunque. Quindi siamo super felici, questo è un momento da immortalare, da ricordare. Quindi facciamo una bellissima Polaroid, una foto che io stampo e poi appiccicherò qui, nella mia bacheca delle foto. Queste sono delle foto importantissime, forse un giorno ve le farò vedere tutte in maniera dettagliata. Comunque andiamo a fare la foto. Tolgo il tappo, l'accendo. Luigi, cheese! Fatta? Cioè, perché sei perplessa? Perché fa rumore, ma non esce niente. Ah, sta uscendo qualcosa. Wow. Molto bruttina però. Fatta! Adesso andrò a scrivere dietro. Viva il team Trote. Hashtag primi. Ma adesso è giunto il momento di parlare di una cosa serissima, di una cosa che è successa ieri e che probabilmente già avete letto dal titolo. Ovvero, ho riperso il mio iPhone X, vi rendete conto? L'iPhone X di nuovo, non posso credere che è risuccesso. Già qualche mese fa avevo perso il mio iPhone a Milano. Vi rendete conto? L'avevo dimenticato dentro il taxi. Per fortuna poi siamo riusciti a ritrovarlo. Che avventura che è stata. Telefono! Qualcuno ha visto il mio telefono? No, non l'ha visto proprio nessuno. Non ce la faccio più. Ho bisogno del mio telefono. Ma ieri è stato ancora più folle, incredibile, pazzesco, Ray! Com'è possibile che perdo sempre il mio telefono? Secondo i miei calcoli c'è soltanto una soluzione plausibile. Cioè? Tu sei cretino. Non sono cretino, sono sfortunato. Perché non lo faccio apposta, capita. Sono sbadatino. Sbadatino? Ma ti sembra normale? Una persona intelligente non le perde due volte le cose importanti, lo capisci? Posso capire una volta, poverino, può capitare, ma non due volte. Quello che è successo è davvero surreale. Avevo lasciato il mio telefono sopra la capota della macchina. Dopodiché io tranquillo e fresco entro dentro la macchina, accendo, parto e il telefono vola via dalla macchina. Giuro che ci sono stati dei momenti di super panico perché ho detto: oh cavolo, e adesso dov'è? Che cosa ho fatto? Sono stato prima un'ora a cercarlo per casa perché non ricordavo l'avessi lasciato sopra la cappotta. Chi si dimentica il telefono sopra la cappotta? Io. Fin quando poi, per fortuna, con l'iPad di mia madre e il trovo iPhone, vedo dov'è. Così mi avventuro e lo vado a prendere. E guardate un po' cosa è successo. Oh, mamma!
cavolo, cavolo, che cosa è successo? Che cosa ho combinato? Cavolo, cavolo, ho perso il telefono. Stiamo calmi, un attimo, aspettate. Ora vi racconto tutto, prima dobbiamo trovarlo. Userò il trova iPhone. Ho subito preso l'iPad di mia madre per vedere col trova iPhone dove si trova. Praticamente ho dimenticato il telefono sulla cappotta della macchina. Sono partito con la macchina, il telefono sarà volato via da qualche parte. Ma vi rendete conto? Sono pazzo, sono cretino, no pazzo. Tu sei cretino. Eccolo, l'abbiamo trovato, guardate dov'è. È qui, non si vede niente, mannaggia. Ecco, ecco, ecco telefono, qui sei. Ti sto venendo a prendere. Spero sia intatto e funzioni ancora, perché è letteralmente caduto dalla macchina. È volato via dalla macchina. Sono pazzo, sesso fissa, tutto ciò mi picchia. Telefono, stiamo arrivando, un attimo. Ok, credo di essere arrivato. Dovrebbe essere qui, dovrebbe star suonando. Sì, cavolo, sì. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ho il cuore in gola. Mamma mia, che spavento. 3000 telefonate di Sofì, perché mi chiamava e non rispondevo. Non ci crederà mai quando gli racconterò tutto questo. Non ci crederà mai, Sofì. Ah, caro mio telefono, è la seconda volta che ti perdo. E no, va bene, non ti devo perdere più. Adesso sei di nuovo al sicuro. Tant'è? Sofì! Sofì! Lui, cosa hai combinato? Ho perso di nuovo il telefono! Ho perso il telefono, l'iPhone X, di nuovo! Già l'avevi perso una volta a Milano. L'hai ripersa un'altra volta? Sì, esatto. Sono un pazzo cretino. Tu sei cretino. Praticamente avevo la macchina posteggiata. Ho preso il telefono, l'ho posato sulla cappotta per prendere le chiavi. Sono entrato in macchina, ho chiuso la macchina e sono partito col telefono sopra la macchina. Quindi scusa, ti è caduto durante il tragitto? Sì, come te lo devo dire? Per fortuna, quando sono arrivato a casa, cercavo il telefono, non l'ho trovato. Allora ho preso l'iPad e dall'iPad ho messo il trova iPhone. E ho visto che c'era il mio telefono là dove ero andato posteggiato. E come hai fatto? L'hai trovato? Sì, per fortuna sì, era lì. Subito ho avuto l'ansia perché ho detto si sarà frantumato in mille pezzi. In realtà era perfetto. E quindi è tutto bene, ciò che finisce bene. Siamo due carciofini. Lui, tu sei completamente pazzo. Io e Kira siamo indignate. Siamo indignate. Scusate la luce, ma questo ci illumina. Quindi siamo al buio illuminati. Buio solo il viso totale. E cani, silenzio, però stiamo vloggando. Sei un cretino, devi stare più attento alle tue cose. Che esempio dai a tuo figlio? Tuo figlio poi perderà tutti i giochini e dirà, vabbè, tanto mio padre fa lo stesso. Scusami, non l'ho fatto apposta, non è colpa mia, cosa ti posso fare? Perdo le cose. Bravo, state in punizione. Ma fa cuore, ma fa cuore, ma fa cuore. Che palle. Vaffanpalle! Non stavo ridendo, sono la stessa arrabbiata. Sei un gattino di Pomerania. Il telefono è fatto per essere perso. Altrimenti perché avrebbero fatto il trova iPhone? Trova iPhone. Perché uno lo perde, è normale perderlo. Quindi tipo è un gioco. Sì. Il gioco è perderlo e poi ritrovarlo. Sì. Va bene, finché giochi col tuo iPhone sono d'accordo con te. Ma non ti azzardare mai a fare questo gioco col mio. Ma comunque, Team Trot, avete notato una cosa molto particolare del mio outfit? Sì, andiamo a... Sono tornati i mitici pantaloncini di lui. Penso significa solo una cosa: che fuori ci sono 40 gradi e che è arrivata l'estate, la stagione estiva. Olè, olè, olè. Questi qui sono i più sobri che ho, più semplici, monocolore. Ma arriveranno dei costumi, credetemi, davvero imbarazzanti. Molto imbarazzanti. Ad esempio mi sta venendo in mente uno, tutto maculato, stile Tarzan. Quello lì è il mio preferito ed è bellissimo. Ve lo ricordate? Flashback. Lui, ma come sei vestito? Per la piscina o per il costume? Per il costume. Perché cosa c'è di strano? È bellissimo. Lui è agghiacciante. Mai agghiacciante quanto il tuo cappello. È bellissimo, non me ne importa un fico secco, tornerò a metterlo. Non me ne importa un fico secco, è una parola registrata con copyright. Non puoi utilizzarla, è una parola mia. Ma comunque il Team Trot dell'avventura di oggi si conclude qua. Non me ne importa un fico secco, non me ne importa un fico secco, non me ne importa un fico secco. Sì, lo posso dire Sofì, perché avete visto, è pazza. Non me ne importa un fico secco. Clicca nel video di vista per comprare che sia l'avventura di ieri. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Lui, ciao. Prometti che non perderai più il telefono. Prometto. Però non vi assicuro niente. No, prometti. Ciao.
piccolini, ma non lo sanno. Respirano così, senza pensarci su. Dei cani grandi. A proposito, dov'è il mio telefono? Piccolino, piccolino.